Oggi vi presento un caso di trauma nasale. Il paziente ha subito un trauma nasale che ha impattato sulla parete laterale del naso da destra verso sinistra. E come vediamo nella foto preoperatoria, il naso si presenta con una lateroconvessità nel frontale verso sinistra. L'osso nasale e la cartilagine triangolare di destra sono notevolmente infossati. Questo infossamento della cartilagine triangolare crea una ostruzione a carico della valvola nasale interna, quindi il paziente ha una notevole difficoltà respiratoria a destra. Che intervento è stato eseguito? È stata eseguita una rinossettoplastica endonasale extramucosa con riposizionamento sulla linea mediana del setto nasale e della parete laterale del naso, quindi sia dell'osso nasale di destra che della cartilagine triangolare di destra. Ovviamente per mantenere questa nuova posizione della parete laterale del naso ed evitare un nuovo infossamento, è stato utilizzato anche un innesto cartilagineo prelevato dal setto nasale per garantirne la posizione di questa parete rispetto al setto nasale. Quindi questo spreader graft è stato inserito in modo da strutturare la nuova posizione della piramide nasale. Sono interventi abbastanza classici in questa situazione post-traumatica e il ricorso agli innesti è fondamentale per garantirne la nuova posizione e la stabilità del risultato a lungo tempo. Ovviamente l'innesto cartilagineo garantisce anche un mantenimento dell'angolo valvolare della valvola nasale interna tra i 10 e i 15 gradi, e quindi risolvere anche il problema dell'ostruzione respiratoria nasale. Come vedete nella fotografia post-operatoria, dopo circa 2 mesi, la piramide nasale è perfettamente rettilinea, è tornata cioè alla situazione pre-traumatica.